Ben ritrovati, è la nostra settima ed ultima trasmissione sugli autismi. Mi dice il buon Sandro che la visualizzazione ha superato i 5.000 collegamenti, non è andata male. Ora però manteniamo l'impegno che abbiamo assunto con Carmine di Torino, un insegnante che lavora nel torinese al nord da circa 12 anni, ci vede, ci ha seguito e ha mandato un messaggio chiedendo: ma non è ancora finito? Quando io sono partito 12 anni fa era quasi finito, così veniva detto, ed è proprio quel quasi che è rimasto così, non si è mosso niente Carmine. Ma oggi, proprio per mantenere l'impegno, raccontiamo la vera storia del Centro per l'Autismo di Valle, ed è una storia che affonda le radici negli inizi degli anni 2000. C'è una coincidenza però, prima di iniziare questa storia che ho raccolto, che ho elaborato, prima di iniziarla vi parlavo di una coincidenza, cioè il giornale Il Quotidiano del Sud di Gianni Festa, un quotidiano irpino e nazionale anche, che ha titolato in due giorni seguenti, io ce li ho qua, ve li posso far vedere i giornali, Centro Autismo ancora fondi, ed ancora, sempre a tutta pagina, Centro Autismo è pronto, ma il comune non lo apre. Ecco, questi due titoli delle pagine che vi ho fatto vedere racchiudono un poco la sintesi di tutto quello che adesso diremo in questa ultima trasmissione. Ritorniamo, dicevamo, alla storia vera. Perché noi la chiamiamo vera? Noi la chiamiamo vera perché intanto è verificabile con gli atti, con atti amministrativi anche, verbali, che sono stati fatti al comune di Avellino, in provincia, in prefettura ad Avellino e anche in Parlamento, al Parlamento italiano, ultimamente con l'onorevole Virginia Villani. Non mancava naturalmente la regione dove noi abbiamo scritto e mandato verbali scritti della nostra organizzazione. Andiamo al Centro per l'Autismo. Penso di non annoiarvi perché alcune cose sono collegate con, per le persone che hanno una certa età, con personaggi e persone che noi conosciamo. Il Centro dell'Autismo di Valle, dopo la Madonnina, è un centro che ha 6.000, ripeto, 6.300 metri quadrati. 2.300 sono coperti, con piscina coperta, e altri 4.267 sono all'aperto, dall'ingresso ai parcheggi, ai giardini, in grado di ospitare i genitori che vengono con la macchina. Il marciapiede lungo la strada è stata fatta, anche se non so quanta gente lo percorrerà per andare al Centro per l'Autismo. Dico questo perché è difficile arrivare con un bambino, con un adolescente e soprattutto con un adulto autistico da Avellino, da dove, dalla caserma diciamo, o da Valle dove ci ferma il pullman, fino al Centro per l'Autismo con la mano. Siamo nel 2002, il comune di Avellino elabora il progetto Centro per l'Autismo. La proposta, anche questa, vedete, una verità, è della dottoressa Elvira Lenzi. L'architetto che elabora è Vittorio De Vito. Il comune partecipa al bando pubblico finanziato con fondi dell'Unione Europea e con fondi della Regione Campania. Doveva essere la prima struttura pubblica di tutto il Mezzogiorno d'Italia. 2002, passiamo al 2005, facciamo un salto di 3 anni. Viene istituita in comune la prima consulta dei diversamente abili. Ne fa parte anche un genitore dell'associazione Autismo. Presidente di questa consulta è Marinella. All'epoca io facevo
l'addetto stampa, il portavoce della Consulta. E fu proprio nel 2005 che facemmo la prima riunione con il sindaco Galasso, Pino Galasso per tutti, per sollecitare la costruzione del centro per l'autismo. Verbali testimoniano. 2006, il comune riceve i fondi. Devo purtroppo bagnarmi un poco, fa caldo, fa caldissimo. Il comune, dicevo, riceve i fondi progettuali e ordinari dalla regione e diventa il committente, cioè colui che deve fare i lavori. I fondi stanziati si dividono in due lotti. Primo lotto 2.168.000, secondo lotto 1.157.000, per un totale di circa 4 milioni di euro. Siamo agli inizi. La compartecipazione del comune era prevista solamente per 82.500 euro. Nel progetto è prevista la proprietà del suolo da acquisire per 300.000 euro. Proprietario del suolo Pasquale Pescatore di Mercogliano, che vive adesso nel New Jersey. Tutto questo è scritto, ed è scritto anche il patto con il quale si iniziano i lavori. Ma il 2007 noi abbiamo la prima pietra a questo centro di valle. Il sindaco è Galasso, ancora Pino Galasso, la benedizione di padre Luciano Cubitosa. Volete sapere il contratto prima con questa ditta, si chiamava Domus, di Afragola? Bene, il contratto prevedeva consegna dei lavori, non vi spaventate, 365 giorni, no anni, giorni. La ditta fallisce, una serie di problemi burocratici. 2010, una nuova gara d'appalto viene vinta dalla ditta Piano e dalla ditta Battista Gaetano di Contrada. Il nuovo contratto prevede ancora una scadenza, 365 giorni. Siamo nel 2010. Nel 2011 circa 60 bambini irpini ricevono in ambiente di vita l'EBA dall'AIAS di Cicciano. Altri 7 sono in semi-residenziale, altri 8 in residenziale. Il primario UOC era Camillo Vittozzi. 2012 si susseguono numerosi presidi, genitori e volontari, perché i lavori si interrompevano continuamente. Per che cosa? Per la mancanza di fondi, non arrivavano dalla regione. E in questo caso intervenne l'avvocato Manzi, Gaetano Manzi, bravissimo, il quale con delle diffide particolari fece sbloccare centinaia di migliaia di euro. Siamo al 2013. Nel mese di marzo sollecitai un amico di vecchia data, possiamo anche dirlo, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, affinché ci aiutasse. Lui mandò una lettera alla prefettura e si istituì il tavolo provinciale per l'autismo in prefettura, un tavolo permanente. A settembre di quello stesso anno, 2013, viene elaborato il primo progetto autismo irpino e una delibera dell'ASL, la 1437. Obiettivi: diagnosi, cura, rete territoriale, scuola, formazione, lavoro. Ad elaborarlo è il neuropsichiatra Pellecchia. Siamo al 2014-2015. Si ricevono e vengono a visitare il centro per l'autismo in costruzione tanti personaggi di livello nazionale: Luigi Bersani, Davide Faraone, Beppe Grillo, Stefano Caldoro, assessori, dirigenti regionali, provinciali. Con la delibera sempre dell'ASDL 1162 del 2014 viene finanziato il primo progetto laboratori clinici sull'autismo per adolescenti. Intanto i lavori procedono ancora a rilento. Siamo al 2016. Il comune fa il primo certificato di collaudo, fa il primo verbale di consegna. Poi si elaborano
ancora una volta soluzioni migliorative vengono chiamate, i corpi illuminanti, gli alberi, la recinzione e cose di questo tipo. Il 17 dicembre del 2015 il comune dichiara con delibera registrata, non sono atti che possono andare al macero, dichiara, diciamo 12 dicembre 2015, i lavori terminati. Naturalmente siamo tutti convinti che la cosa finisce lì e passi all'altra. Non è così. Non è così. Il 2018 ancora altre spese, 322.000 euro per lavori affidati alla ditta Building di Capriglia, la quale poi a dicembre, gennaio, dopo aver aggiustato piscina, fatto alcune cose, richieste, consegna lavori. Lavori ancora una volta terminati e collaudati. 2019, l'ASL fa un sopralluogo con il suo ufficio tecnico e richiede alcuni interventi sostitutivi con una planimetria in modo che possa essere meglio utilizzabile quei locali. Bisogna ripitturare, ma... scusate, siamo sempre nel 2019, viene elaborato il percorso Irpino Autismo, la delibera è la 1757 del 17-12-19. Il dottore professor Pietro Bianco ci dice una cosa che ci fa tanto piacere: i ragazzi devono passare dall'handicap all'ente capace, cioè alla capacità di poter essere insieme agli altri, di poter anche lavorare. Dicevamo che nel 2020 siamo arrivati quasi, il lavoro è ancora per 436.000, previsto anche un cappotto termico, altri giardini, la ristrutturazione, il marciapiede. L'8 aprile viene inaugurato a Sant'Angelo de Lombardia, perché eravamo tutti stanchi di questa cosa, il primo centro per l'autismo pubblico in provincia di Avellino. Purtroppo nell'ospedale, bisognava aiutare l'ospedale, si è capito perfettamente, e viene indetto anche una gara con delibera numero 62 del 2019. Il 2021 però c'è stata l'inaugurazione di una gara per 8 milioni di euro, incluso IVA. Frequentano questo centro all'inizio 157 bambini al di sotto dei 12 anni, 20 over 18, 10 adolescenti. Con delibera numero 181 il comune avvia finalmente i lavori già indicati e la consegna dei lavori viene indicata, siamo arrivati ai giorni nostri, maggio 2022, ed ecco il giornale: il centro autismo è pronto, ma il comune non lo apre. Ecco, questa è la vicenda, siamo arrivati ai giorni nostri. Il giornale lo dice con chiarezza, nell'articolo è detto che con 115.000 euro aggiuntivi bisogna fare ulteriori interventi. Ecco, al netto dell'impegno dell'assessore Tonino Genovese, lo dico in questo caso, nella stessa commissione lavori pubblici, presieduta da Melillo, in cui c'è anche Antonio Cosmo, su questo tema del centro per l'autismo, viene dichiarato e verbalizzato che i lavori saranno consegnati a maggio 2022, cioè ieri, per chi ci ascolta, il primo di giugno. E l'ASL che cosa fa? Aspetta? No. Il responsabile del Dipartimento Pietro Bianco, in sintonia con il primario della neuropsichiatria infantile e adolescenziale Domenico Dragone, a nostra conoscenza prepara e ha preparato già tutto. Che significa tutto? Tutto per avviare il centro. È stato preparato un preventivo, è stato fatto uno studio di fattibilità, l'arredamento, le figure professionali. Pensate, presso questo centro dovranno andare a lavorare circa 40 operatori sanitari e sociali. Bene, tutto questo con la piscina,
quando si spende di acqua, luce, elettricità, riscaldamento, il pranzo per i ragazzi. Tutto è stato preparato. Pensate che Buonapane, Rino, lo conoscete, ci sono le elezioni, vediamo che succede. Lui ha detto: io fornirò come provincia le navette, cioè per prendere i bambini a casa, portarli al centro e al ritorno. Sembra tutto pronto, sembra una favola. È una favola rimasta. Siamo al 1° giugno e il centro per l'autismo di Valle non è stato ancora chiuso con i lavori e affidato all'ASL. Arrivederci a tutti.